cedere la parola al professor Santolini sui servizi ecosistemici e poi sentiamo Legnini e Boeri. Bene, io saluto tutti, rinnovo gli auguri e l'in bocca al lupo, con lunga vita al lupo a Marco per il suo nuovo lavoro. E Marco, sì. una cosa importante da questo punto di vista, io credo che sia, scusate, c'è un'interferenza. C'è un'interferenza, scusate. Ecco, adesso è andata via. Non so se la sentivate. Io credo, io credo, innanzitutto, condivido la gran parte delle cose che sono state dette, fino adesso. Un aspetto importante è quello della scala con cui i fenomeni vengono e si susseguono da questo punto di vista. Roberto Pella parlava di tutela del territorio, protezione dal dissesto, e questo aspetto è un aspetto importantissimo che il tema della funzionalità ecologica deve essere preso in considerazione e tanto più preso in considerazione il tema delle coperture forestali che sviluppano queste funzioni e sono funzioni di tipo collettivo, cioè è un bene collettivo quello che le coperture sviluppano. E necessariamente bisogna riuscire a sviluppare quel il tema della perequazione territoriale di cui sottolineo spesso e volentieri la necessità, perché chi utilizza i servizi ecosistemici deve essere in qualche modo deve supportare questi servizi ecosistemici. Quindi il rapporto fra montagna e la pianura è un aspetto chiave da questo punto di vista. E volevo aggiungere anche un'altra cosa. Il nuovo ruolo dei comuni deve essere necessariamente garantito anche da una serie importante di azioni di carattere normativo che già sono presenti. Nicoletti parlava prima del famoso ormai per noi che ci abbiamo lavorato, decreto attuativo dell'articolo 70 della 221 del 2015, che attivava il tema dei servizi ecosistemici. Un altro aspetto importantissimo è quello legato al recupero dei costi ambientali della tariffa idrica, i famosi Environment Recovery Cost, gli ERC famosi in tariffa idrica, che darebbero la possibilità di sviluppare dei piani sistemici di recupero ambientale dei sistemi, dei bacini idrografici, perché quando Ricci parlava di spazio, parlava di consapevolezza, Ermete parlava di nuova consapevolezza territoriale, bisogna capire che questa consapevolezza territoriale ha una dimensione che è una dimensione ecologica, non è una dimensione solo amministrativa. E proprio per questo l'unità deve svilupparsi attraverso questa funzionalità, questa capacità di gestione del sistema ambientale. E quindi questi aspetti sono aspetti importanti, cioè da una parte attivare le opportunità che noi abbiamo da un punto di vista legislativo che possiamo attivare immediatamente. Non ci dobbiamo dimenticare che i servizi ecosistemici non hanno limiti territoriali, ma si sviluppano all'interno di unità ecologiche funzionali, per cui partono e hanno un flusso e vengono utilizzati, e
e questo dà la possibilità ai territori montani e collinari di sfruttare la loro ricchezza. Solo attraverso la consapevolezza e la nuova identità che si parlava di identità che questi territori possono acquisire, potremmo riuscire a sviluppare nuove opportunità economiche di un'economia circolare e di un'economia che attiva in maniera importante quella nuova identità che inevitabilmente, se no, progressivamente perderemmo e in questo modo riusciremo anche a facilitare quello che in molti di voi hanno sottolineato e che è questa migrazione al contrario, no? Che sta avvenendo all'interno dei nostri territori. E questo credo che sia un altro degli aspetti importanti. Sottolineare un altro aspetto molto, molto importante, secondo me, che le attività che vengono sviluppate attualmente nel sistema altocollinare montano, come la silvicoltura e come un'agricoltura conservativa, siano gli strumenti chiave per la cura del paesaggio, per la cura della funzionalità ecologica. Che è un bene collettivo. La nuova PAC, da quelle che sono le nostre notizie, non sono così buone, da quello che mi viene detto. Comunque, buon lavoro a tutti, siamo tutti verso questa nuove opportunità che ci vengono, che cerchiamo di proporre. E su cui cerchiamo di lavorare per un nuovo Green Deal vero e non parlato.